Bella a tutti ragazzi, sono Darkatch e benvenuti in questo nuovissimo episodio dell'History of YouTube. Sigla! E cominciamo! Su YouTube possiamo trovare centinaia, anzi migliaia di community, ma solo poche riescono a lasciare il proprio segno, riuscendo addirittura a rappresentare altrettanti YouTubers, creando così una famiglia virtuale. Nell'episodio di oggi racconterò la storia di una community che da zero è riuscita a rappresentare l'Italia del gaming. Di quale community sto parlando? Esatto ragazzi, la Sdrogo Community di Melagodo. Gennaio 2011, su YouTube nasce una nuova community. Una community dove poter crescere assieme e creare un dialogo tra lo youtuber e chi guardava il video. Una community guidata da una persona con la voglia di creare una famiglia. Nasce così il progetto Melagodo. E comunque, ti ringrazio, sarà 4-5 giorni che è aperto, già 14 subscribers, io non mi aspettavo neanche... Ma speriamo che saliamo 15.000 subscriber. Purtroppo i primi video del canale furono eliminati. Il primo video che ancora tutt'oggi possiamo trovare risale al 19 febbraio 2011, una partita nella modalità demolizione su Call of Duty Black Ops. Dai ragazzi, bentornati con Dex, questo è un nuovo video su Nuketown. Qua farò 200 uccisioni, 200 kills. Su YouTube erano ancora gli anni dei primi gamers italiani e malgrado non era ancora molto popolata a quei tempi, il progetto Melagodo riusciva ad attirare sempre più le persone incuriosite dai videogiochi. Marzo 2011. Dopo solamente 2 mesi dal primo video, Melagodo da semplice canale cominciò subito a venire considerata una community a tutti gli effetti. Iniziò così una salita che la portava a crescere ogni giorno sempre più. Portava video epici, come tutorial, commentary, oppure video sdrogo, come la mappa che spacca, di Johnny Creek. Per le barbe di tutti gli umpalumpa della terra. Indovinate un po' chi parla? Che cazzo, sì, ci avete ragione, Johnny Creek. Ma non c'è niente da fare. Nuovi ideuzza per nuova rubricuzza. Passano i giorni e il passaparola di Melagodo si diffondeva a dismisura, facendo entrare anche dentro la community youtubers come sua nipote Ilaria, Airflex Viz, Ron, Lego e molti altri youtubers in tantissimi video dove il divertimento non aveva mai fine. Hai 30 secondi per dirmi come mai la puntata di oggi della mappa che spacca si chiama Grandissima Mappa che Spacca. Sbrigati! Ma che cazzo è? Oh, ma ancora questo? Ma cosa vuole? Ma dai, ma che ne so? Lasciami stare in pace, viva il popolo melagodiano, te l'ho già detto l'altra volta, no? Melagodo te spacca! Si chiama Grandissima perché, di nuovo, ve la godo sì, ve la godo no, viva il popolo melagodiano ragazzi, ve la godo spacca! Gennaio 2012, dopo solamente un anno dall'apertura della community, Melagodo raggiunge e supera il grandissimo traguardo dei 30.000 iscritti. Johnny, ad ogni suo video, riusciva a rendere sempre più realtà il suo sogno di creare una famiglia. Una famiglia dove poter discutere assieme, giocare e addirittura difendersi. Trovava il lato positivo in ogni cosa, facendo così a credere a tutti che il sogno di una community unita non era poi così tanto lontano dalla realtà che ci circondava. Ma la vera comunità italiana è quella che si aiuta reciprocamente,
Io aiuto te perché tu hai il coraggio di mettere un video orrendo di Call of Duty, ma lo vuoi mettere? Bravo! Sei un grande se riesci a mettere un video del genere, perché significa che vuoi far vedere alla community che ci sei dentro, anche tu, e la community ti deve aiutare per quello. In quel periodo cominciarono anche a nascere e crescere moltissimi YouTubers come Yoman, Murri, Gabbo e moltissime altre persone col desiderio e l'intento di condividere la propria passione a chi guardava i loro video. Ma quale modo migliore se non con una community? Aprile 2012, Melagodo diventa un pilastro della comunità italiana, raggiungendo e superando i 50.000 iscritti. Ogni youtuber nell'ambito del gaming cercava di apparire nella community più amata d'Italia. Era ormai diventata un punto di riferimento per YouTube Italia. Postava video ogni giorno, partendo dai video più seri fino ad arrivare a video totalmente sdrogo, dove il divertimento era la base di tutto. Iniziò così una nuova realtà per YouTube Italia. Finalmente Johnny riuscì a realizzare il suo sogno di creare una community unita. E non solo, riuscì addirittura, assieme a tutti gli YouTubers che hanno lasciato e ancora lasciano il loro segno su Melagodo, a far avanzare l'Italia del gaming a livelli altissimi, portandola così a partecipare ad eventi nazionali come il Games Week, il Romix, il Comic Con o addirittura ad eventi mondiali come le 3 di Los Angeles. Iniziò così il progetto Melagodo, con il capitano più sdrogo della community, partendo più di 3 anni fa da un piccolo canale, ma con un grande sogno, fino ad arrivare ad oggi, 17 novembre 2014, rappresentando tutta la community italiana dello sdrogo, ma non da solo, assieme a lui una marea di youtubers, una crew e una famiglia, noi. Quella è Melagodo e questo è l'History of YouTube e noi ci becchiamo alla prossima. Un saluto a tutti, Melagodiani!